Amici Locanda, benvenuti in questo nuovo video. In questo Giova Gioca proseguiamo con la carrellata di approfondimento sui libro game e su un'ennesima, per me, perla di un esempio di un grandissimo editore italiano. Parliamo di Librarsi Edizioni, che come sapete è uno dei miei riferimenti del settore italiano del libro gioco o libro game, e oggi vi voglio presentare e spiegare la magnificenza di Dungeon World volume 1 di Mark J. Wilson, Il cuore pulsante del male. Allora, innanzitutto vedete che è un bel volumone corposotto, adesso andremo al suo interno ad approfondire un po', e è una serie, un volume 1 di una serie fantasy, quindi andiamo in una versione medieval fantasy abbastanza classica per alcune cose, e ha delle caratteristiche veramente peculiari. Vediamoli insieme. Eccoci qui, Il cuore pulsante del mare di Mark J. Wilson per Edizioni Librarsi. Come vi dicevo, è un esempio di narrativa a bivi, ok? Quindi è un classico libro game come aspetto, diciamo, di movimento tra i paragrafi di questa storia. È un'ambientazione fantasy, ok? Ma innanzitutto adesso vi mostrerò, poi scorrendolo, è impreziosito da delle illustrazioni e dai tocchi di classe artistica incredibile, tipo queste magnifiche mappe all'inizio, che vi saranno molto utili peraltro nelle fasi del gioco, ma soprattutto è un sistema che si gioca senza i dadi, quindi è completamente diceless, così come il magnifico cuore di ghiaccio che già vi presentai, sempre di bassa edizione, aveva questo gusto puramente narrativo di risoluzione delle imprese, ok, se vi ricordate. Così troviamo questa avventura puramente di pathos di storia e pathos narrativo all'interno di questo libro game. Quando dico che non ci sono dadi, vuol dire che noi avremo, ora ve la mostro, sì, una scheda iniziale, ok, chiaramente, anche dall'aspetto potrebbe sembrare classico, anche volendo, quindi abbiamo degli attributi, no, agilità, destrezza, energia, con un valore prestabilito all'inizio partita, un valore numerico, abbiamo quello che è scritto doni, cioè noi avremo, diciamo, un budget da spendere in creazione per prendere delle abilità speciali, furtività, combattimento, maestro delle ombre, ce n'è una serie, ok? Avremo un equipaggiamento e innanzitutto avremo il destino, che come vedete guida la nostra mano e il nostro viaggio. Chiamati dalla lettera di un amico per raggiungerlo, partiamo in questa impresa. Avremo, come dicevo, sì, dei dati numerici. Quello che rende però particolarissimo il gioco è che tutto quello che ci accade non è legato a un tiro di dado o a un'estrazione casuale o a una modalità, ma alle scelte narrative che noi facciamo. Questo cosa significa? Che sapendo le nostre caratteristiche, il nostro valore numerico non è un numero da dover sommare a un dado o per il quale dovremmo fare delle prove, è una definizione delle nostre caratteristiche, ok? Che quindi influenzerà come ci muoveremo nella storia, per cui dovremo fare scelte, resteremo nella capitale, viaggeremo per le foreste maledette piene di mostri e pericoli giganti e quant'altro, ci avventureremo nelle terre abbandonate dove ruderi giacciono impronti a essere esplorati. La percezione che sia qui molto più forte che in altri libri game è la totale controllo che abbiamo delle nostre scelte. Il totale, non solo il controllo nel senso dell'esito, ma anche il controllo nel senso delle conseguenze di quello che andremo a fare. Per cui scegliere se andare a destra o a sinistra influenzerà pesantemente il nostro esito, perché potremmo incontrare una fine pericolosa e improvvisa, e non ci sarà il dado o un tiro fortunato o un potere speciale che ci salverà. E questo, secondo me, si fa sentire tantissimo. Il destino, come vi dicevo, influenza poi il nostro gioco. Il valore numerico, che inizia come inosservato, se vedete le tre caratteristiche possibili, che sono prescelto, inosservato e condannato, cominciando come inosservato, non influenzerà all'inizio del nostro cammino. Ma man mano che agiremo, prenderemo o guadagneremo punti destino, diciamo, e questo influenzerà il nostro esito, le nostre imprese future. Un'altra cosa, come vi spiegavo, i doni. I doni sono importanti perché arriveremo a punti dove ci si chiederà
vuoi utilizzare questa capacità? Allora, se la, in realtà si sbloccheranno paragrafi a seconda delle nostre caratteristiche. Le nostre caratteristiche, essendo in creazione, rispecchierà in maniera totale il modo in cui vorremmo affrontare questo gioco. Io l'ho amato tantissimo, come amai Cuore di Ghiaccio alla follia, proprio perché abbandona questa, lo stile un po' più classico, che è sempre divertente, del combattimento a dadi, ma guadagna una epicità incredibile, che non si ritrova in tanti altri libri game, per quanto mi riguarda. È stato divertentissimo, e anche scegliere doni diversi. Ce ne sono, adesso vi faccio vedere la lista iniziale, ce ne sono veramente, come vedete, ce ne sono veramente molti: volontà di ferro, furtività, astuzia, sopravvivenza, arcani, arti marziali, intuizione, acrobazia, ipersensi. Sono peraltro caratteristiche abbastanza generiche, quindi in realtà non è il raggio della morte, ma è la nostra conoscenza di un ambiente o di un argomento, che quindi rispecchia anche, diciamo, campi di esperienza del nostro personaggio. Molto molto affascinante questa cosa. Inoltre il sistema ha parole chiave, che abbiamo già visto in altri libri game della Librarsi, come Alice Key e altri. Consente lo sblocco di paragrafi, aiuta a proseguire e a tenere traccia delle scelte passate, sostanzialmente. L'altra cosa che si trovano sono riferimenti numerici, cioè ci sono riferimenti numerici all'interno del libro, per cui magari oggetti proprio collegati a un numero, oggetti numerati, che potrebbero influenzare la nostra interazione, il cui utilizzo ci potrebbe condurre a una modifica del paragrafo e quindi accedere a un paragrafo nuovo. E questo sa tantissimo di avventura grafica vecchia maniera, che io amo alla follia. Inoltre, quando incrociamo nel testo parole scritte in grassetto, significa che sono oggetti che possiamo prendere con noi. Faccio un esempio che ho aperto adesso a caso, vedete? Due scudi d'argento, esplicita visivamente l'interazione possibile con l'ambiente. E tutte queste sono cose che mi hanno reso Cuore pulsante del male, insieme al Cuore di Ghiaccio, credo al momento i top 2 libri game della Librarsi, perché entrambi, sebbene in stili diversi, portano avanti questo stile di gioco diceless, quindi senza dadi, ma di pura conseguenza narrativa, che io amo alla follia. Giova consiglio fortissimo, amici della locanda. Quindi anche oggi vi ho presentato un'altra perla, un'altra chicca del panorama del libro game italiano. Il cuore pulsante del male è stato per me una vera scoperta. Già fin dall'annuncio lo aspettavo con molta ansia e sono contentissimo di poterne avere una copia, ed è un fortissimo giovaconsiglio. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Se fosse così, un bel like, ragazzi, lasciatemi un vostro commento, un vostro pensiero, un vostro feedback nei commenti, e se ancora non siete i nostri, iscrivetevi per restare sempre aggiornati sui video della Locanda Shakespeareana per moschettieri. Amici della Locanda, vi auguro un buon gioco, una buona lettura e un buon tutto. Pace!